Mi chiamo Fiore Leonardo, ho 40 anni, vengo da Viggiano e sono il falegname. L'ho fatto da un 10 anni, andavo a scuola e poi andavo a imparare da un maestro a fare il falegname. Poi è stata una mia passione prendere il restauro. Poi dal restauro mi sono imparato a fare il legatore. Ma proprio iniziare a guardare, a fare proprio niente. Ti facevano guardare quello che facevano. All'epoca. Facevo mobili, finestre, facevo anche casse da morto. E questo. Le botti, facevano le botti per il vino, i tini, i barili dove si trasportava il vino, quelle erano le cose più tradizionali che facevano. Almeno dopo sono stato qui poi. Non... E poi ho imparato da solo a fare queste cose manuali così. Perché il casco falegname lo fanno tutti. Io, mi piaceva queste cose qua, sono cose belle. Falegname lo fanno tutti quanti. Poi si toglieva la mattina, dalle 8. E a lavorare sempre, delle volte anche in legno a mano, con delle classiche piale che adesso sono queste qua. Prima non c'erano le piale. Si lavorava tutto a mano, le famose seghe così, che il legno si andava a prendere a tramutolo, anche adesso c'è un rivenditore di legno, Noce, Rovere, Douglas, queste cose qua. Douglas, ma prima si facevano gli infissi, ma adesso no, gli infissi non vanno più. Ripeto, il falegname lo fanno tutti, però io ho preso queste cose qua e mi piace. Ho fatto dei corsi, un corso di restauro del mobile a Firenze. Legni antichi, dipinti, restauro. E poi ripeto, è stata una passione mia fare l'indaglio. Ho visto dei disegni, ho preso la prima volta lo scalpello e ho incominciato a dare dei colpi di scalpello. Ho visto che sono andato avanti. Sì, conoscevo che volevo anche imparare, però mi hanno. Non mi hanno voluto imparare, gelosi del mestiere, come si usava. Volevo imparare però. Andai un giorno e mi disse: no, ma per te è difficile, devi imparare i disegni qua. E noi no, non mi piace andare. Gelosi del mestiere. Questo è un grappolo d'uva, è un mobile che va in una cucina. Ho messo l'uva come intaglio vicino dei pannelli vicino al mobile. Si deve fare piano, sennò si rompe tutto. La venatura del legno, bisogna girarlo. Poi ho fatto delle porte in chiesa tutte rintagliate. Questo è un particolare, questo qua, è una conchiglia. Questa è una conchiglia che siamo andati a prendere vicino alla porta della Cappella Sistina a Roma. Abbiamo copiato e l'abbiamo messo sulle porte. Sempre con l'aiuto del parroco di Vigiano, abbiamo fatto un bel lavoro, Don Paolo. Si fa prima il disegno su carta, poi si porta su carta lucida. Mette la carta creativa, mette il numero qui. Vabbè, prima si facevano tipo lo spolvero, anche dello spolvero.
Ci fanno dei piccoli fori lungo il contorno del disegno. E poi si ci fa passare della polvere, della tinta nera, che passa nei fori e si toglie, togliendo il disegno rimane il disegno sul legno. E no, perché prima la cartografia non c'era. Oppure c'era anche la tecnica del linearismo, con una punta di metallica si premeva sul... Questa è stata una tecnica di Michelangelo sulla volta Sistina. Faccio un altro proprio qua. Perché prima carta copiativa non ce n'era. Si doveva trovare tutti i modi ripeto, questa è stata una mia passione proprio da piccolo. E mi piaceva proprio perché... E si vede... Ripeto, non c'è nessuno che vuole il lavoro manuale, non lo fa fare più nessuno, quello è il problema, perché è un bel lavoro. Quindi adesso però ti dà bella soddisfazione. Se vedete in farmacia, su in piazza, quei portoni intagliati, quello che l'ho fatto io, dottore. E invece con la carta copiativa si va molto più prima. Questa è una foglia d'acanto che feci una cornice in chiesa. E poi si incominciava. Ripeto, questo è un legno non adatto a fare questi lavori. Si deve sapere dove togliere. Ripeto, questo è un legno che non è ideale per questo.
Forse poi ci vuole il noce, noce nazionale, mogano. Sì, si consistenza anche come lavoro del legno, come il rintaglio che viene. Il noce si intaglia bene sotto lo scalpello.